Bella per tutti e bentornati sul nostro canale, io sono Alessandro e siamo di nuovo su Warhammer 40.000 Chaos Gate. Allora, qui voleva che dobbiamo andare a nuovo Strategium. Strategium. No. Allora, uno dei nostri fratelli di battaglia ha dimostrato il proprio valore, onoriamo le sue gesta. Andiamo a andare negli alloggi. Va bene. Qua. Brother Ulrich is a talented justicar. Please decide where he should focus his training to support you in the field. Ok, fratello Ulrich è un valente justicar. Dovete decidere dove dovrà concentrare il proprio addestramento per supportarvi sul campo. Quindi, abilità. With every promotion, your knights gain 2 ability points, which you can use to expand their capabilities. Allora, con ogni promozione, i cavalieri otterranno 2 punti abilità da utilizzare per ampliare le loro capacità. Scegli 2 abilità da assegnare a questo caballero. Allora, noi stiamo qua. Justicar, talenti bionica. Il Justice ottiene più un'armatura con l'abilità Scudo Egida, è quello che abbiamo usato prima. Rovina dei motori. Il cavaliere ottiene più 10% di critico con gli attacchi in mischia e a distanza contro nemici meccanici. E questa è la base. Noi possiamo andare verso il Requiem Tempesta. Arma a distanza, ma lui è da corpo a corpo, quindi direte no. Allora, qua abbiamo l'armatura Terminator. Gli possiamo dare l'armatura Terminator. Qui. Allora, noi stiamo qua. Qui invece andiamo. Con passiva il cavaliere ottiene più 2 alla volontà massima permanente. Invece qui il cavaliere ottiene più 4 punti vita massimi permanenti. Ma io gli darei più 4 punti vita massimi sicuro. Successivamente, che cosa. Dove andiamo qua? Disciplina del comando, onore il capitolo, dono opzioni, un cavaliere a qualsiasi gittato ottiene più un punto azione, quindi lui si toglie un punto azione, un punto volontà per dare un punto azione a un altro. Ma dai, ti dico, vai d'armatura Terminator. Ci piace, conferma. Confirming this promotion will apply your ability choices to Ulrich permanently increasing his rank. Allora, confermando la promozione, applicherai le tue scelte per le abilità di Ulrich Iolanthus, aumentando il grado in modo permanente. Va benissimo. Strategium. Excellent. When you are finished, please join me at the star. Quando avete finito, raggiungetemi alla mappa stellare. E quando avete finito, ho finito per forza, decidono alla. Our ship is in dire need of repair. We had best set a course for Titan and debrief the Grand Masters. Dicevamo, la nostra nave ha un disperato bisogno di riparazioni. Sarà meglio fare rotta per Titano e informare i Gran Maestri. Seleziona una destinazione col tasto sinistro. Direi che è Titano. Scegli da solo. Allora, date l'ordine di viaggio per iniziare il ritorno su Titano. Namo! Queste astronavi cattedrali nello spazio. Cattedrali gotiche. Belle, dai. Ah, questi sono punti incontro? O no? Cioè, o meglio, forse sì, ma non è detto. In rotta per Titano. Congiunzione astropatica qualche cosa. Siamo con l'astronave un po'. In the name of the God Emperor. Dominus. Who is this interloper? Current scrapings indicate an inquisitorial transmission. Inquisitore. Prepare for my arrival. Duty calls, Commander. We should open a voxlink. Inquisitorial vessel. Per chi non conosce il mondo del 40.000, gli inquisitori praticamente
sul braccio armato dell'imperatore, cioè vengono lì dopo che tu hai fatto una missione fondamentalmente e hai avuto un contatto con il caos per verificare se sei stato corrotto dal caos e quindi ti giudicano se sei un eretico oppure no. Quindi questo è venuto a chiedere, beh, è morto il comandante, quindi cioè... Vabbè. Figa queste inquadrature. Salve. Thank the God, Emperor, I found you. I must commandeer this vessel at once. Ah, così proprio. Impossible. We are bound for Titan. The Edict cries out for repair. The tech priest speaks the truth, Inquisitor. Our last crusade bled us dry. I'm not blind, Knight. But heresy does not operate at our convenience. My destination is Coromar Prime, within this very system. Not such a taxing journey, I'd expect. And what is it that you hope to find there? This. Beneath rotting skies, the air thickens with a world's final breath. Seeds planted in flesh and bone, watered with blood and tears. A warrior alone in the garden of a grinning god. These are scraps of astropathic whimsy. There's more. It grows. It spreads. A great dispersal upon the etheric wind. The bloom proliferating. First, then Coromar, then world after world. Its roots spread from an ancient veil. Inquisitor, hear me! Hear me! Hear me! Who tends the garden? The Astropath sacrificed himself to send that message. Now you understand why we must investigate. Commander, we cannot risk further damage to this vessel. It is the Chapter's ship, Dominus. The Inquisitor has every right to request our support. È quello il problema. It is not a request. Ecco. Commander, with your leave, we will set our course for this Coromar Prime. Yes, good. That will do for now. Con il mio permesso. Ho facoltà di dire no? Direte no. Allora, i mondi affetti dalle malattie hanno un certo livello di corruzione di Nargol, ma questo è più elevato del previsto. Dovremmo indagare ulteriormente. Carini. Uccidi tutti i nemici. If we do not investigate this threat, the consequences will be dire. Allora, dei livelli bassi di corruzione warp possono portare a una quantità crescente di fenomeni e mutazioni, specialmente se è in corso una peste. Dovete raggiungere immediatamente la superficie, comandante. Grazie. Allora, infestazione lieve. Questo pianeta mostra segni di una peste sconosciuta, ma il suo effetto sulla popolazione non è ancora consolidato. Dovremmo approfittarne per epurarla completamente dal sistema. Livello di mutazione nessuno. Rischio di picco warp 15% a turno. Poxus. Questo ceppo della fioritura è incentrato su peste e malattia. I picchi warp introdurranno vili afflizioni che ostacoleranno i nostri cavalieri sul campo di battaglia, mentre i nemici otterranno mutazioni che li aiuteranno a
resistere ai nostri poteri. Bonus di resistenza a loro e afflizione a noi. Servitore del caos ignoto, i nostri prognosticar hanno profetizzato che affronteremo dei servitori del caos sul pianeta. Se sincronizziamo un prognosticar su questo sistema, potranno dirci di più. Va bene. Commander, it is our duty to support this inquisitor. Mm-hmm. But we should complete this task as swiftly as we can. The Grand Masters on Titan are waiting for our report. Allora, comandante, è nostro dovere supportare l'inquisitrice, ma dovremmo comunque completare questo incarico il più velocemente possibile. I Gran Maestri di Titano attendono il nostro rapporto. Vabbè, cioè, non è che c'ho scelta di ce vado o non ce vado, c'è dove mannà appunto. Quindi... andiamo. Report. Signals from quarantine beacons detected in the upper atmosphere, but the surface itself is silent. Plague, Commander. Send your squad to the surface. Knights of Titan, you are the instrument of the Emperor's will. Make planet fall and discover if the Inquisitor's fears are founded. Bambo. You should evaluate your knights' armaments and ensure they are best suited to the battle at hand. Dovrete ispezionare gli armamenti dei vostri cavalieri e assicurarvi che siano equipaggiati alla battaglia che ci attende. Ah, cominciamo. Questo abbiamo pure fatto livellare prima. Dotazione. Armi da mischia. Nemesis Force Halberd can inflict a preemptive first strike on an adjacent enemy. I suggest you equip this weapon. Allora, dice, la alabarda psionica Nemesis può infliggere un primo attacco preventivo contro un nemico adiacente. Vi consiglio di equipaggiarla. Choose which halberd you would like to equip. Your options will be limited until we return to Titan. Scegliete quale alabarda desiderate equipaggiare. Finché non saremo tornati su Titano, le vostre opzioni verranno saranno limitate. Vabbè. Questa è l'alabarda e questa è l'allungo di Darig. 4,25%, questo è meglio, quindi equipaggiamo, vai! Ok, indietro e indietro. Scusate, dotazioni, tipo di armatura. Armatura potenziata, che è quella che abbiamo adesso, ok. Ma noi abbiamo dato possibilità l'armatura Terminator. Equipaggio. Allora, cosa c'è? Il cavaliere tiene più due d'armatura. Cavaliere immune agli effetti di respinta inflitti da nemici di taglio equivalente. Direi che siamo più grossi e ci piace. Qua ci sono le abilità. Beh, abbiamo sbloccato quelle. Personaggio, che vuol dire? Ah. Oh, nome, cognome, emblemi, colore della pelle, colore dei capelli, la testa. Ah, beh, qui io poi faccio questa, vediamo un po', opzione 1. Brutto! Guarda, ci piace tantissimo con l'elmo, guarda, proprio... Ah, aspetta, no, qua c'è sta... Ah, ok, poi... bello, beh, vediamo. Dopo metti i capelli, con o senza robe addosso. Ah, il torso è vabbè, a noi ci piace così, e la testa rimettiamo questa, che va benissimo. Quello della pelle, quello dei capelli, l'emblema. Questa spada ci piace. Vabbè, non andiamo a sfruia più di tanto, perché poi più avanti magari, se vogliamo, gli possiamo cambiare il nome, possiamo fare un po' più personalizzati, perché ad esempio, vabbè, è quello dell'armatura, se ho i grey, non credo che tu puoi andare a modificare tutto. Ok, torniamo indietro.
qua livello 1, livello 1, livello 1, sono tutte equipaggiate, quindi inizia la missione, vai! Quando la barra di picco warp raggiunge il 100%, si verificherà un picco warp durante il prossimo turno del nemico. Ok, vai. Commander, have your men look for signs of this plague. Be vigilant, brothers. Ah boh, dobbiamo cercare segni della peste. E beh, questo che ormai è diventato una sorta di leader. Dobbiamo andare là, ma io non andrei a mettermi prima qua coperto. Tana. Tana per qualcosa. Avanziamo con calma, va. Qua giù non ci arrivo, a fare lo scatto e quindi vai qua. Quindi ok, sospetto che siamo contro Nargol, cosa mi dice? Ma posso fare qualcosa qui? On my way. Knights! Eccoli. Sorveglianza. Permission to engage, Commander. Allora, per visualizzare informazioni dettagliate sullo stato delle abilità delle unità, evidenzia il nemico e premi il tasto centrale. Ok, quindi questo può. Attacco automatico a distanza, rintanamento, fuoco di copertura. Vabbè, più o meno. Ok, allora. Siamo quello con la barda spaziale. Ah no, ci hanno fermato qui, ci hanno fermato. Ma posso attaccare questo? No. Ah, questa è una cassa esplosiva. Ok. Io me continuo a mettere qua, così. E your orders? Anzi no, per lui. Storm. Eccola qua, infatti ce l'abbiamo la granata. Ce ne sono due, guarda che carini. Tiè. Granata! Guarda che botto che gli abbiamo fatto fare tutte e due. Ok. Ok, 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 ok. Allora io direi che mi metto qua. E ci mettiamo a sorvegliare questa zona. It will be done. Questo è il nostro capitano, chiamiamolo così. E fare la stessa cosa, andiamo qua. Ah, ho visto qualcos'altro laggiù. Eppure noi ci mettiamo qua così. Acqua.
per ultimo c'è questo. Mettete qua, va. Mezzo coperto. Pure lui gli facciamo coprire, però quasi quasi sta zona qua. Vai, vediamo che succede. Ah, mi sta su. Vabbè. E se mi muovo mi fa danno. Ok, perfetto. Quindi io partirei. Andrei con. Quindi cambia poco. Vai. Scusi lei. Ma smette di sparare al mio amico? Oh, vedi? Il mio amico arriva. Mi scusi, ciao. Allora, comandante, i vostri cavalieri recuperano volontà quando distruggono i nemici, alimentando l'utilizzo delle proprie abilità psioniche. Il cavaliere può ottenere più una volontà per attacco distruggendo buona parte dei nemici. Ok. Beh, dobbiamo andare di là, quindi io. Yes, ma pizzerei qui a st'angoletto qua. E per non sapere leggere né scrivere, mi metto in copertura. E questo ha preso i schiaffi, mi scusate, eh. Ha perso mezza vita, ha perso. Ma quando l'avresti persa tu mezza vita? Scudo edio, teletrasporto. Teletrasporto è una posizione entro 10. Ma io. Sto qua. E copriamo. Ok. Non c'ho punti dove riparare perché che lì c'era una volta, ma ho esploso tutto, ho fatto esplodere. E che te devo dire? Che giro faccio? Qua. Facciamo le cose con calma, non mi fido. Ma qualcuno di loro non c'aveva un kit medico? Bella domanda, eh? Come fa? Fammi il capitano proprio, cioè se mettiamo proprio qua, chi è che rompe? Lui giù no. Ma qua in mezzo sì. Beh, quello che regge di più. Ok. Allora, per capire un attimo. Attacco. Scudo agita granata. Questo forse? No, questo è il teletrasporto. Scudo agita bla bla bla. Questo? Sì, mi dice un aggampo. Beh, su di lui. Conferma. Pure among impurity. E poi posso arrivare fino laggiù. Aspettiamo. Ok, arriva qua. Vediamo se da qua si vede qualcosa. Non si vede nulla. Nel dubbio. Mettiamoci così. Allora, lui aveva visto, ha percepito qualcosa qua, se non vado errato, quindi. Vai.
questo pure, vai qua giù. I am with you. There is corruption brooding here. Qualcosa lì c'è. As ordered. Pure qua c'è qualcosa. Dividerci. Lui di volontà c'ha ancora 3 punti, io devo curare un altro. Beh, me posso andare a pizza qui e vediamo cosa c'è. Non vedo niente e allora io mi metto in guardia. Lì c'è una pattuglia. Poi avevamo visto qualcosa qui. Piazziamoci qua e vediamo. Siete brutti. Aspetta, quella creatura inquisitrice dobbiamo animarsi. Ok. Mi metto qua e copro l'angolo che posso. A questo punto torniamo indietro. Good. I will need to examine the corpse. Un paio di morti, buono. Do not obstruct me, tech priest. I will follow proper protocols. Va bene. Allora. Vai. Muori. No match for the Emperor's chosen. Ma... Oh, andiamo avanti. Vai, vieni qua. Questo scusi, Satisfactory effort. Now return with my carcass so I can set to work. We will deliver them to you as soon as containment is consacrato. Be swift about it. Quando il fritto di questa presa si è già diffuso oltre questo pianeta, dovremo coprire molto più terreno. Vieni da qua, missione? Vittoria! Ah, ok, era semplicemente d'esplorazione di sto pianeta. Andiamo.
Rieccoci. Sono caponissimi questi comunque, cioè. Allora, un cattivo auspicio. Abbiamo trovato tracce di vil pesta vagante sul pianeta, opera del signore della peste. Abbiamo recuperato un cadavere in modo che l'inquisitrice Vakir possa indagare ulteriormente. Ok. Io ho ricevuto delle risorse indicate per il completamento successo della missione. Quando i cavalieri tornano feriti dalle missioni, impiegheranno tempo per riprendersi. I cavalieri feriti possono essere impiegati nelle missioni, ma subiranno una penalità ai loro punti vita massimi. Non ha livellato nessuno, da quello che ho capito. Tu rivedi i punti vita per capirci. È lui che è ferito, da quello che sto vedendo. E 16 giorni la sua testa è scritto minuscolo. Ferite, ah sì, ferite leggere, meno 3 punti vita massimi, 16 giorni. Meno male che sono leggere. Allora, wishes to speak with you in the Libris. Obiettivi sulla missione raggiunti, comandante. La nostra ospite desidera parlarvi nel Librium. Andiamo. Salve. Mette un'ansia sta astronave dentro comunque, cioè. Mettete le tutendine un po' più carine. Commend you on this impressive archive of demonic lore, Commander. It rivals some I've seen in inquisitorial fortresses. That's... I will require it as a base of operations for my studies. I respect your authority in matters of combat, but I must remain until I can ascertain some solution to this plague. I am, of course, open to recommendations on which lines of study you feel would best serve the mission. I must insist, however, on beginning my research with a necropsy of the Poxwalker carcass your brothers recovered. I am certain they hold a key to understanding this corruption. Mm-hmm. Lo dici te? Vabbè. Fai i tuoi studi. Allora, menu di ricerca. I will conduct a necropsy of the recovered corpse to see the time to learn. Eseguirò un'autopsia sul cadavere recuperato per vedere cosa riesco a scoprire. Scegli il progetto di ricerca autopsia, che è l'unico che c'è. Allora, i peste vagante scoperti su Koramar sono il peggio di una forza malevola dietro a questa peste. Sono certa che nella carcassa dell'infetto troverò ulteriori indizi sulla sua provenienza. Va bene, vai, ricerca. Inizierò subito. Informa il tuo equipaggio che non devo essere disturbata. 38 giorni? Ok. Sì, comandante. Fatico per la mancanza critica di risorse. Ti chiedo di raggiungerci nel manifattorum. Amo. Un altro posto allegrissimo proprio. Dove sta il tecnoprete? Ecco. My servitors have restored the manufactorum to operational use, but the edict remains severely damaged. Without access to a proper dockyard, restoration will be slow and limited by the resources we can requisition from Titan or nearby inquisitorial enclaves.
As of this moment, reviving the Edict core power output takes absolute primacy. Va bene, però mi minaccia pure te. Allora, stato della nave. I must improve the Edict's power output in order to conduct more extensive repairs. Allora, devo migliorare la resa energetica dell'editto per condurre riparazioni più estese. Quindi, reattore plasma, per questo. Dobbiamo riparare dobbiamo fare la riparazione del reattore del plasma. Vai, ripara 6 giorni. Oh, ok. E mo? Questa è la riparazione della sala di potenziamento. No, dice che devo andare indietro. Va bene, scusa. Allora, ora devo interfacciarmi con le meccaniche logiche. Immagino che abbiate molto. Mi sta a cacciare. Commander, I have adjusted the star map to display our current sector. Allora. However, our intelligence here is sparse. Allora, comandante, ho regolato la mappa stellare affinché mostri il nostro attuale settore. Tuttavia, le informazioni sono scarse. Noi stiamo qua. Allora, mappa stellare settore Tyrtaeus, integrità dello scafo 3 su 3, velocità nave 100%, batteria di cannoni livello 1. Obiettivo, ricerca, autopsia e lo sta fatto. Confermiamo. I suggest we bide our time until the Dominus restores power to us. Consiglio di prendercela comoda finché la Domina non avrà ridato potenza ai nostri scanner. Attenzione, c'è da tempo. Vabbè, io direi che siamo tornati dalla missione. Abbiamo incontrato anche 9 cose. Quella sta a fare le sue ricerche. Quell'altro sta cercando di riparare, noi siamo di troppo, ma scegliamolo capitano. Vabbè, detta questa, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, condividete questi video, vi prego, così magari aumentiamo un pochino il numero di iscritti sul canale. Vi saluto a tutti, attivate la campanellina così saprete quando esce il prossimo video di Warhammer, e alla prossima, ciao!